amici di Dressing Italiano, vi auguro buon anno e vi do il benvenuto a questo primo video del 2016. Allora, facciamo come primo video del 2016 una Pheasantail, una ninfa di Pheasantail. Allora, prendete un filo della Vebus del 16/0 nero e lo andiamo a fissare al lame. Poi, da una piuma di pernice, prendiamo tre fibrette e le andiamo a fissare per formare le codine. Mettiamo a posto la lunghezza, così vanno bene. Facciamo un giro dietro per alzarle e andiamo in avanti. Tagliamo l'eccedenza. Poi prendiamo un filo di rame e lo andiamo a fissare in questo punto, fino a dove abbiamo fissato le code. Poi prendiamo tre fibre di fagiano e andiamo a fissare anche loro. È una ninfa veramente semplice, nonché molto catturante. Togliamo l'eccedenza e ci siamo. Poi andiamo ad avvolgere il fagiano. Arrivati all'ultimo giro vicino all'occhiello, lo andiamo a fissare. E andiamo a tagliare l'eccedenza. Poi andiamo a formare una piccola testina di filo. E andiamo per adesso a chiudere con un paio di nodi che col filo di montaggio abbiamo finito. Tagliamo il filo, poi prendete il filo di rame e lo avvolgiamo per formare sia il rigaggio e poi andiamo a formare la testina. Arrivati a questo punto, tagliamo e andiamo ad appiattire bene. Poi, con un pennarello nero, andiamo a colorare la parte alta della testina in questa maniera. La facciamo asciugare 5 minuti. Quando è ben asciutto il pennarello, prendiamo la colla UV e la andiamo a mettere sulla testina, sia sopra che sotto.
e poi la scaldiamo, catalizziamo con l'apposita lampada. E la nostra pheasant tail è finita. Guardate, è una pheasant tail molto semplice. Io nella mia fly box ne ho una carrettata, perché quando andiamo a mettere sul bracciolo, sia sul bracciolo ma anche pescando a ninfa lunga quando sono a mezz'acqua, questa ninfa fa dei macelli. Spero che vi sia piaciuta, ci vediamo alla prossima, buon anno, un saluto da Diego e da Dressing Italiano, ciao!